Nel dicembre 1994, Alfonso Gramaglia, un operaio di 53 anni di Savona, perse la vita a causa di un incidente stradale. Alfonso lavorava per l'impresa Mario Germano di Savona. L'incidente avvenne tra Capo San Donato e Varigotti. Alfonso era impegnato nel lavoro. Stava regolando il traffico in quanto da settimane erano in corso i lavori di posa delle nuove condotte del gas metano e lui, insieme all'impresa, si occupavano dell'asfaltatura di questo tratto della statale. Mentre stava regolando il traffico, Alfonso venne travolto e ucciso da un'automobile che non si era fermata al suo segnale di stop. Una preghiera per Alfonso.